una bambina nel manifesto oggi di Filippo Nippi che veramente supera se stesso senza neanche mettere la freccia. Io non parlerei neanche più di filosofia, di scuola, e qui siamo sulla leggenda. Sei veramente sei una leggenda. Pippo, allora abbiamo questa bambina al cantone. Ma quelli che ancora oggi hanno un telefonino solo, possiamo considerarli esseri unicellulari? Sei meraviglioso, anche perché ora c'è questa moda brutta di dare ai bambini fin da piccoli i cellulari. Sì, appunto, e lei ci ride, fa la scuola materna, via il cantone, ma il cantone è il giudice che controlla perché, tutto. Perché una volta... Qui c'è il gioco di parole tra il cantone che è il giudice nominato da Renzi per i controlli sugli appalti dell'Expo, no? Se non sbaglio. Ma al cantone era anche dove ci mandavano quando eravamo bambini noi a scuola. Vai al cantone o dietro la lavagna. O dietro la lavagna. La ricordo che io mangiavo sempre la cimosa per farne incazzare. E quindi c'è questo gioco di parole al cantone. E poi c'è anche la forza dell'aretino, cancorocci. Ma quelli che fa una sinestesia, un contrasto, uno simolo fra la bambina e il vecchio aretino. Quelli cancorocci. Lo ti vorrei un dire contrasto. Un attimo, bravo. È come dire ghiaccio bollente, bravo. No? Sì, giusto? Sì, certo. No, perché c'è anche qualche ignorante che ci ascolta, non è che l'intelligenza aretina. No, certo. E poi c'è il monosimile più grosso fra l'innocenza e la grande corruzione. La corruzione. Il cantone cioè, che la deve controllare e la corruzione che travolge, che passa attraverso il telefono. Sembra un coglione, ma è quell'altro. È quell'altro.